Babos, siccome stamattina ho parlato per un'ora e mezza da sola riguardo a John Wick, mi ha preso bene e voglio continuare a parlare di film, proseguendo nella mia decennale ormai serie della collezione dei miei DVD. Oggi cerchiamo di parlare di quelli con i titoli che vanno dalla E alla F, perché se comincio la G finisco domattina. Il primo con la E è uno dei miei film preferiti in assoluto. È Morì con un falafel in mano. Lui è il tizio che taglia la mano a Jaime Lannister in Game of Thrones. È un film che adoro soprattutto perché non riesco ad etichettarlo in nessun modo. È un film strano. Non è una commedia, ma fa ridere. Non è drammatico, ma sconvolge abbastanza a livello emotivo. Essenzialmente è la storia di questo uomo che in meno di 40 anni di vita ha cambiato casa una quarantina di volte. E quindi veniamo a conoscenza dei suoi peculiari coinquilini, che vanno da un cultista della Tintarella di Luna a un broker che vive in una tenda in un salotto, a un gay ancora nell'armadio ma che appena esce fuori fa un disastro, e a un bodybuilder che ha solo una battuta ed è bellissima, io la uso spesso nella vita vera, e che è: sono davvero in forma, detto in questo tono, sono davvero molto in forma. Ha una colonna sonora bellissima, una fotografia veramente particolare, delle location una più bella dell'altra, e niente, è un film che io adoro. Bon. Quest'altro è stato acquistato essenzialmente per saziare la mia fame di Giovanni Ribisi. È uno di quei film corali in cui sembra che tutte le scene siano loro stanti, ma alla fine del film, quando si tirano le fila, si vede che sono tutte collegate in un modo o nell'altro. Il titolo originale non è una pazzia, ma è la rabbia. It's the Rage. Ed effettivamente è la rabbia la cosa che collega tutte queste storie. Naturalmente la mia preferita è quella di Giovanni Ribisi e sua sorella. Però anche quella di Gary Sinise, che è il capo in CSI New York. Lui in questo film è un genio dell'informatica che praticamente ha talmente paura del mondo che ha cominciato a vivere in un bunker. E soprattutto c'è Ross ed è gay. Questo film fa cacare. Easy Rider è un capolavoro intoccabile della storia del cinema. Può risultare a tratti anche abbastanza noioso, è molto diverso dai film on the road a cui siamo abituati, anche perché più che altro i film on the road di ora o sono super thriller inquietanti o sono commedie, quindi in ogni scena succede qualcosa di super emozionante. Invece in Easy Rider no, è tutto molto più calmo, realistico, quasi documentaristico. La mia scena preferita è quella in cui loro si drogano e vanno al cimitero. Perché ho comprato questo film? Non me lo ricordo. E che mortali con Kevin Bacon. È un film sui fantasmi che non ha letteralmente niente di diverso da qualunque altro film sui fantasmi. Praticamente Kevin Bacon, sua moglie e il loro carinissimo bambino si trasferiscono in una casa e i loro vicini decidono di fare una festicciola, no, per dare loro il benvenuto. Pensano bene di fare non una seduta spiritica stavolta, un'ipnosi. Ipnotizzano Kevin Bacon e da quel momento lui entra in contatto con una ragazza che è stata stuprata e uccisa in casa sua. E quindi lui indaga per scoprire chi è stato. È noioso e assolutamente prevedibile? Sì, lo è. L'ho comprato perché a 13-14 anni, se c'era la morte nel titolo, per me voleva dire che un film era fantastico? Assolutamente sì, nessun altro motivo. Edward Mani di Forbice risale ai tempi in cui Tim Burton era ancora un regista degno di nota. Forse il mio preferito di Burton, insieme a Big Fish. Fish è proprio una storia a parte, ma Edward Mani di Forbice, per me, insieme al cortometraggio Vincent, sono le opere in cui Tim Burton ha messo di più di se stesso. In Edward Mani di Forbice, Tim Burton ha riversato tutto il disagio che lui provava nel vivere in un quartiere residenziale della media borghesia. L'ipocrisia, la superficialità. Edward Mani di Forbice essenzialmente parla di un emarginato che cerca di diventare parte di una comunità in cui non sarà mai bene accetto al 100%, non solo perché ha delle forbici al posto delle mani, le forbici al posto delle mani sono una rappresentazione simbolica
di questo essere diversi. Ciao, it's me, come sempre ultimamente, la cinema del futuro che mentre monta il video si rende conto di essersi dimenticata un pezzo. Siccome io sono un paradosso, sono una maniaca dell'ordine alfabetico, però sono anche disordinata come il Grinch, c'era un DVD fuori posto, c'era Excision sul puff invece che nello scaffale. Excision, portato in Italia da quei geni incomparabili della Midnight Factory, è semplicemente uno dei migliori thriller psicologici. Punto. Essenzialmente è terrificante perché parla di quello che succede quando una malattia mentale non viene trattata adeguatamente perché sottovalutata. La protagonista è una ragazza sui 16-17 anni che ha una sorella malata fisicamente di fibrosi cistica, mentre lei ha delle serie turbe mentali e i suoi genitori cosa fanno? Le fanno fare 4 chiacchiere col parroco invece che portarla da uno psicologo perché dicono sei una ragazzina, che cazzo di problemi puoi avere? Ne ha tanti. Noi ne veniamo a conoscenza perché il film ci fa vedere i suoi trip mentali e sono effettivamente preoccupanti. Per dire, questo è un suo trip mentale e idem per questo, anche questo è un suo trip mentale, se ti fai questi trip mentali tanto bene non stai. Però i suoi genitori erano super scialli, no, tua sorella è quella che sta male per davvero, tu devi solo sorridere un po' di più, no? È una perla sconosciuta, disgraziatamente, e quindi la consiglio a badilate, proprio non potrei consigliare questo film di più. Ah, sono aggredita! Mi avrete sentita dire che il mio film sugli alieni preferito è, ovviamente, District 9. Però c'è un contestant, c'è un secondo classificato, gli manca qualcosina, però comunque è un eccellente film sugli alieni, The Faculty di Robert Rodriguez, da cui non sono riuscita a staccare il prezzo. Gioca sul fatto di essere un film qualunque sugli alieni. Praticamente c'è un'invasione, che però stavolta non arriva né a New York né a Washington, parte da un piccolo liceo e questi alieni, diciamo che si impossessano delle fattezze, prima di alcuni insegnanti, poi mano a mano degli studenti, e questo gruppetto di ragazzi fa il possibile per, insomma, impedire loro di conquistare il pianeta intero. Nonostante la regia sia di Robert Rodriguez, non è il Robert Rodriguez di Machete, è tutto molto contenuto, sembra una classica commedia ambientata al liceo, che parte con lei e la cheerleader carina e popolare che non guarda nessuno, c'è il bulletto che spaccia, il cattivo ragazzo, c'è il nerd sfigato, c'è la nuova arrivata carina e pura di cui tutti si innamorano all'istante. Ma il bello di questo film è che parte dallo stereotipo più manigoldo, ma sviluppa le psicologie dei personaggi in un modo imprevedibile e praticamente il film che tu hai visto alla fine è l'esatto contrario di quello che ti aspettavi dai primi minuti di film. Ed è questo fattore di sorpresa e appunto di crescita psicologica, di approfondimento del personaggio che mi rendono questo film un amore. Inoltre il design dell'alieno è una figata. Il film che mi ha aggredita cascandomi addosso è The Fall. The Fall di Sing Tharsem è un paradiso, è letteralmente manna per gli occhi. Ha la stessa identica struttura di Princess Bride, della storia fantastica, ovvero c'è una bambina malata all'ospedale che si annoia, quindi questo adulto volenteroso, uno stuntman, comincia a raccontarle una storia d'amore. La storia di questo uomo, di questo pistolero, a cui hanno portato via il più grande amore della sua vita. Portato via nel senso che l'hanno rapita, non che l'hanno uccisa. Il film ci fa vedere sia la narrazione che il narrato. E ha quel passo in più rispetto alla principessa sposa, perché questo film non è solo una favola. La parte che lui racconta diventa sempre più chiaro che si tratta di una rappresentazione della sua psicologia, delle sue turbe, dei suoi problemi sentimentali. Penso di aver versato le più calde lacrime della mia esistenza quando in una delle scene finali il narratore
dice che la storia finisce male, perché lui personalmente è convinto che la sua vita non possa andare meglio, è convinto di essere un fallito, e quindi neanche il suo alter ego nella fantasia può avere successo. E la bambina gli fa uno scazziatone, essenzialmente, e lui riprende la narrazione e fa vincere il suo eroe. E mi sto commuovendo anche solo a parlarne. Sì che la storia è bellissima. Un'altra cosa, il punto di forza di questo film è l'impatto visivo. Ci sono dei costumi straordinari, scenografie magnifiche, il montaggio e la regia riguardo i movimenti di macchina. Eccellenti, ho il cuore che fa boom 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 e non vedo l'ora di riguardarmelo dopo averne parlato, voglio di rivederlo. Il Fantasma dell'Opera è uno dei miei musical preferiti. Adoro che sia un musical operistico ambientato all'Opéra de Paris. Mi piace il fatto di essere cresciuta sentimentalmente guardando questa storia, perché essenzialmente parla di un triangolo amoroso tra un manipolatore e un bravo ragazzo, entrambi innamorati della stessa tipa. Quando ero ragazzina, piccolina e ingenua, naturalmente io tifavo per il fantasma perché è un gran figo, misterioso, talentuoso, però anche abbastanza di recente mi sono resa conto che non si uccidono le persone per conquistare la tipa che ti piace, non c'è bisogno di rapire la tua amata per farla stare con te. E soprattutto inquietante avere un manichino con le sue fattezze nella tua caverna. Team Raoul è assolutamente team anti-Christine, sarò sempre anti-Christine, io odio Christine. Comunque, in questo film, questo adattamento di Joel Schumacher dell'opera di Andrew Lloyd Webber è straordinariamente bello, i costumi sono fantastici, scenografie incredibili. È un ottimo adattamento dell'opera che è un pessimo adattamento del libro, però paradossalmente è più bello in questa versione per il teatro piuttosto che la versione romanzesca. Gaston Leroux era un ottimo scrittore, solo che il finale, il suo finale originale del Fantasma dell'Opera, a me non piace affatto. E quindi questa versione, forever and ever. Penso che anche questo film sia nella collezione di chiunque ami il cinema fico. Fight Club di David Fincher, adattamento dell'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, come dice lui. Io non ho mai letto Palahniuk, ho sempre detto Palahniuk. Comunque, Fight Club, qualunque cosa io possa dire riguardo a questo film andrebbe contro le regole del Fight Club e probabilmente sarebbe un enorme spoiler. Se non vi piacciono le cose violente, non guardatelo, ma questo è l'unico warning, perché se vi piacciono i thriller, questo è un thriller, se vi piace la commedia, questa è una commedia, se vi piace il dramma, questo è estremamente drammatico, è un film un sacco pulp, con una regia incredibile, interpretazioni magistrali sia da parte di Brad Pitt che da parte di Edward Norton. Edward Norton è uno dei migliori attori che siano in vita al momento. Essenzialmente questo film è una figata, mette un sacco di adrenalina in circolo. Ho una discreta collezione di film di Hitchcock. Questo è stato il mio primo, naturalmente, La finestra sul cortile. Avevo già visto la versione moderna con Christopher Reeve, ma naturalmente la versione con James Stewart e Grace Kelly è tutta un'altra cosa. Soprattutto mi sono sentita una gran figa la prima volta che l'ho visto, perché sono riuscita a vedere Hitchcock. L'ho visto subito che era lì alla finestra, senza che nessuno me l'avesse detto. Ma quel ciccione è Hitchcock? Perché naturalmente io prima guardavo la serie, avevo visto tutti gli episodi di Alfred Hitchcock presenta, quindi sapevo come è fatto Hitchcock. Trama base della finestra sul cortile, c'è questo giornalista che è in sedia a rotelle perché durante un reportage è finito sotto una macchina e si è rotto una gamba. Si annoia da morire, quindi comincia a spiare i suoi vicini. Convinto di aver assistito all'omicidio di una donna da parte di suo marito, i suoi dirimpettai, coinvolge la sua fidanzata, Grace Kelly, e la sua domestica nelle indagini. Naturalmente un film di Hitchcock, quindi è fatto strabene, la tensione è costruita eccellentemente, si dubita che lui sia sano di mente, si dubita fino alla fine che la cosa possa finire bene, perché in un film di Hitchcock non è detto che finisca bene. Secondo me è uno dei più godibili
di Hitchcock. Non uno dei migliori, però sicuramente uno dei più piacevoli da vedere. In questo film Sean Bean non muore. Flight Plan con Jodie Foster parla di una vedova che deve portare suo marito dentro la bara da un paese all'altro. E per il funerale, naturalmente, non per sport. Lei e la sua bambina sono lì tutte tranquille sul loro sedile, si addormentano. Quando lei si sveglia, la bambina non c'è più e tutti continuano a dirle che la bambina non è mai salita su un aereo, lei è sempre stata da sola. Di quale bambina sta parlando? E come la finestra sul cortile, per tutto il film ti rimane questo dubbio: ma questa qua è scema? È salita davvero con la bambina o se l'è inventato? È claustrofobico perché, appunto, essendo ambientato in un aereo, fa sentire un sacco la mancanza di qualcuno a cui rivolgersi, posti in cui andare, modi per informarsi riguardo a quello che sta succedendo. Lei è in gambissima, è la tipa che ha progettato l'aereo, quindi è piena di risorse e lotterà con le unghie, con i denti, per ritrovare la sua bambina. Sempre che la bambina ci sia. Dan dan dan! C'è una bella lotta nel mio cuore riguardo ai fratelli Coen, per quale possa essere il mio preferito tra i loro film. Naturalmente in lizza c'è Il Grande Lebowski, A Serious Man e Fratello Dove Sei? Brother Where Art Thou? Che è un adattamento dell'Odissea durante l'epoca della Grande Depressione, anni 30, negli Stati Uniti del Sud. Questi tre disgraziati, George Clooney, Tim Blake Nelson e John Turturro, sono dei fuggitivi, sono evasi di galera, perché George Clooney, che in questo film sarebbe l'Ulisse, l'Odisseo della situazione, li ha convinti a seguirlo alla ricerca del suo tesoro. Lui ha fatto una grande rapina in banca e ha nascosto l'area furtiva da qualche parte. Se loro lo portano in quel posto, lui darà loro una parte dei soldi. Tutto questo naturalmente è una menzogna. Lui è un grande affabulatore, lui parla e intorta le persone. Gli altri due sono scemi e poveri, quindi lo seguono e devono affrontare un sacco di avventure e disavventure. E penso che sia la performance che più io gradisco di Clooney, che a regola non mi piace come attore, però con la regia dei fratelli Coen diventa egregio. I posti in cui vanno in questo film sono bellissimi, ma soprattutto il punto di forza di questo film è la musica. Tutto questa musica soul, questo country, pro country anni 30, queste canzoni popolari. Loro a un certo punto hanno bisogno di soldi e siccome ad un crocevia hanno incontrato un chitarrista che ha venduto l'anima al diavolo per diventare bravissimo, qualunque riferimento a persone realmente esistenti, probabilmente casuale, si recano in una stazione radiofonica dove puoi registrare una canzone, mandarla in onda e venire pagato, così d'amble qualche spiccio. Cantano Man of Constant Sorrow, dicono di chiamarsi Soggy Bottom Boys e al momento del Daner, al momento di venire pagati, il gestore cieco della stazione radiofonica dice: dovreste dirmi quanti siete perché io pago X a testa. George Clooney guarda gli altri e fa: beh, noi siamo 12, così prendono un sacco di soldi, no? È tutto basato su queste piccole truffe, accompagnato da questa colonna sonora straordinaria, e quindi è un film super divertente, con quell'umorismo dei fratelli Coen, naturalmente, lo stesso che ci può essere appunto nel Grande Lebowski. C'è un altro membro del cast di Grande Lebowski, John Goodman, magari è meglio noto come Fred Flintstone o Robert Baratheon, ha una benda sull'occhio perché in questo film lui sarebbe il Polifemo. Super stra consigliatissimo, Fratello Dove Sei, fantastico. Il prossimo film no. Formula per un delitto con Sandra Bullock, Ryan Gosling e Michael Pitt. Essenzialmente l'ho preso perché parla di assassini. Praticamente questi due ragazzi sono dei liceali molto intelligenti che si annoiano a bestia, quindi decidono di ideare e eseguire l'omicidio perfetto. Ed effettivamente rapiscono una tipa a caso in modo da non poter essere collegati a lei, la tengono nascosta nel posto giusto, la uccidono bene, si disfano del cadavere quasi bene,
perché questo cretino di Michael Pitt vomita vicino alla morta, nel vomito c'è il DNA, cretino, e niente, Sandra Bullock indaga e ovviamente li incula, perché insomma è un film stupido. Però effettivamente c'è una cosa stuzzicante in questo film, ovvero la tensione sessuale tra Sandra Bullock e Ryan Gosling. Il punto è che Ryan Gosling in questo film rappresenta un liceale, quindi no? 16-17 anni, e non è bello che una detective di 35-36 si senta attratta da un sospettato di omicidio minorenne. Comunque quando avevo 12-13 anni questo film mi piaceva un sacco perché essenzialmente Michael Pitt e Ryan Gosling sono dei bei figlioli. Superficialità. Gli ultimi due film con la F sono un altro miracolo dell'ordine alfabetico perché mi ha messo vicino Forrest Gump e Full Metal Jacket. Beh, dai, comunque sono entrambi ambientati in Vietnam a un certo punto, quindi dai, non sono vicini solo perché hanno la F. Forrest Gump è un graziosissimo film di Robert Zemeckis con Tom Hanks, vinto un botto di premi. Lui è un uomo dalla mente semplice che ha avuto una vita molto molto interessante. Praticamente questo film è un excursus del Novecento. Molti lo trovano estremamente fastidioso. Sicuramente è un film fatto molto bene, recitato e scritto molto bene, però essendo concentrato al 100% su una sola persona, capisco perché questo film possa risultare pesante. Full Metal Jacket risulta pesante perché orca miseria, guerra in Vietnam, addestramento militare pesantissimo. Anche chi non ha visto mai Full Metal Jacket conosce la scena in cui il sergente maggiore Hartman fa il suo monologo crudelissimo contro i cadetti. Presente, tu non piangerai, tu non riderai, qui si riga dritto e basta, bla bla bla, finché Vincent D'Onofrio non si suicida. È considerato, se non tra i più, direttamente il più bel film di guerra della storia, più di Apocalypse Now, e sono abbastanza d'accordo perché è un film che si concentra molto 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 sulle singole esperienze dei soldati e su quanto possa essere traumatico appunto farsi addestrare da dei militari senza pietà e poi andare in guerra. Non si può avere pietà. Onestamente preferisco la prima parte alla seconda perché io personalmente ho un problema con i film di guerra, perché secondo me nessun film di guerra è veramente a sfavore della guerra, sono tutti comunque un'esaltazione della brutalità. È sicuramente un film disturbante, come tutti i film di Kubrick in realtà. Full Metal Jacket e Forrest Gump mi lasciano un po' senza parole, perché non so davvero cosa dire di nuovo, di illuminante o di affascinante. No, affascinante sicuramente non dico mai nulla di affascinante. Però che possa incuriosire le persone riguardo a dei film così noti sono consigliabili come minimo per mettersi al pari riguardo ai film base del cinema americano, cioè film che tutti hanno visto e che tutti dovrebbero vedere perché sono già stati visti praticamente da tutti, tranne te. Abbiamo finito la E-Life! Spero di avervi suggerito qualche titolo che non conoscevate, se voi ne avete da consigliarmi ditemi pure, sono sempre apertissima ai suggerimenti. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, quello di Her Poisonville che fa della musica bellissima, di guardare i video del mio torbido passato e ricordatevi sempre di stare attenti alle dita quando chiudete i cassetti. Love you, bye!